Ricordiamo, questa è una storia totalmente inventata, i fatti di cronaca sono veri, ma io non faccio Alfonso Sabella, non è un'operazione filologica, è un'operazione in cui la drammaturgia ha messo piano, ha inventato una storia di sana pianta proprio. Nel 1993 lo Stato era in guerra. Quello che abbiamo cercato di fare insieme a Stefano Dovichi e Davide Marengo e Enrico Roccaforte, che è il coach, ci tengo a citarlo perché grazie a lui parlo in quella lingua, con estrema pignoleria. Enrico, grazie Enrico. Saverio Barone è un uomo profondamente ambizioso, è un uomo che ha bisogno di una rivalsa, ha bisogno di un riconoscimento collettivo, che non vuol dire essere famoso, no, vuol dire semplicemente essere rispettato. È un uomo che ha sempre detestato essere trattato da ragazzino, e questa è una cosa che io conosco benissimo, perché io, essendo, come dire, essendomi affacciato al mondo del lavoro molto giovane, avendo fatto romanzo criminale a 23 anni, avendo avuto anche un'educazione da mio padre e mia madre, io ho sempre detestato chi mi trattava, ma tanto sei giovane, come se in quell'etichetta del tanto sei giovane ci fosse uno sminuire, un po', no? Almeno quella è la mia percezione, poi magari non era così l'intento, la mia percezione. Saverio Barone non sopporta questo, quindi fa di tutto per dire io sono un uomo e valgo come tale e lo dimostro, in primis a se stesso. Carlo Mazza è il PM un po' di riferimento del pool antimafia nel momento in cui viene chiamato l'altro PM, Saverio Barone, interpretato da Francesco Montanari, ed è un po' il saggio in qualche modo del gruppo, un po' l'esempio del gruppo, è quello che era un caro amico di Giovanni Falcone e quindi ha anche un obiettivo personale oltre che professionale nella caccia ai vari Brusca, Bagarella e gli altri mafiosi. E quando entra questo nuovo PM, diciamo, non si prendono esattamente bene all'inizio, no, non è. E questo però probabilmente non è detto che sia perché sono così diversi, è possibile perché in realtà siano un po' l'uno lo specchio in qualche modo dell'altro. Tony Calvaruso è un ragazzo palermitano senza una particolare aspirazione criminale che si ritrova però coinvolto, diciamo, suo malgrado, ma con una specie di ingenuità ai più alti vertici del potere mafioso, perché lui fa da autista a Bagarella e Bagarella poco a poco comincia a presentarlo agli altri invece come affiliato a Cosa Nostra, e quindi lui nel giro di poco tempo diventa in effetti un affiliato. Riuscirà a non uccidere di mano sua, sparando, a non compiere mai omicidi, ma comunque sarà presente a diversi atti sanguinosi. Bagarella lo trascinerà in questo vortice. La sua storia secondo me è interessante perché lui ci fa capire quanto il fenomeno mafioso possa radicarsi in un terreno fertile fatto di persone che volontariamente o involontariamente diventano fiancheggiatori. Mi sono approcciato a Giovanni Brusca come, non so, un personaggio di Shakespeare o letterario. E perché mi sono basato su un libro, ho letto il libro di Saverio Lodato che si chiama Ucciso Giovanni Falcone, che è molto bello, è molto ben scritto, è un'autobiografia di Giovanni Brusca, in cui ci sono degli aneddoti molto interessanti riguardo la sua infanzia, riguardo il rapporto col padre, col fratello, e quindi mi hanno aiutato a definirlo, diciamo, ad avere un quadro emozionale della sua personalità che poi ho cercato di portare naturalmente attraverso me stesso in scena. Ho cercato però poi soprattutto, al di là dell'aspetto esteriore, di rendere questo viaggio del personaggio, cioè dall'ingenuità e da un'onestà di fondo. Lui non è un criminale, non è uno che aspira a diventare un capo mafioso, ad uccidere, diventare potente, non ha questa fame, ha una fame di sopravvivenza probabilmente perché ha una famiglia da mantenere. Allora soprattutto ho cercato di immaginare quali potessero essere i suoi sentimenti e la sua posizione morale rispetto al mondo che stava vivendo, e ho cercato di restituire quella. Nel 1993 la mafia era in mano ai Corleonesi. Fondamentale raccontare il dopo Falcone e Borsellino, ed è fondamentale raccontarlo in maniera così responsabile e vera come mi sembra venga fatto in questa serie. Sai, la memoria è chiaramente una concezione, un concetto fondamentale, no? Io poi tra l'altro è un
Io ho 33 anni e devo dire che da adolescente qual ero prima, da giovane uomo, bla bla bla, ho sempre visto della retorica dietro la memoria e mi ha sempre un po' stuccato. Invece adesso sto diventando evidentemente vecchio, immagino che la memoria sia, no immagino, sento che la memoria è importante. Perché sai, è come quando racconti una storia, non racconti come dovrebbero essere le cose. Tu sei funzionale se racconti come le cose, le vedi e le dipingi e sono. Quindi è importante e soprattutto è importante anche dare l'ascolto a determinate dinamiche che forse tante persone, compreso me, prima non conoscono, non conoscevo. E sono storie che bisogna sempre raccontare e portare al pubblico, farle conoscere. In fondo la storia della mafia cammina in parallelo con la storia della nostra vita politica, del nostro paese. Ancora oggi siamo la mafia, l'andrangheta, la camorra, sono una realtà per nulla sconfitta e domata, anzi sembra che siano sempre in continua evoluzione. Quindi raccontare queste storie continua a essere fondamentale. Sai, in Italia noi siamo abituati a dire eroi solo i martiri, no? Purtroppo anche per cultura storia, e lo sono i martiri assolutamente, esistono tanti eroi quotidiani che fortunatamente non sono diventati martiri ma che hanno dato dei contributi enormi. Quanto è importante ricordarlo, beh, quello penso che ormai faccia parte del DNA del nostro paese, quindi ben venga poi ricordarlo anche attraverso insomma, qualsiasi forma mediatica alle nuove generazioni, ma insomma, quello penso che ci pensino le scuole e le istituzioni. Spettacolo che spettacolo, ciao. Ciao spettacolo che spettacolo. Ciao spettacolo che spettacolo. Ciao spettacolo che spettacolo, vi aspetto su Rai 2 dal 14 marzo. Vi aspettiamo dal 14 marzo su Rai 2 21:20. Rai 2 con Il Cacciatore 21:20, mi raccomando. Dal 14 marzo con Il Cacciatore, non mancate. È molto bello Il Cacciatore, fidatevi.